Carissimi, buongiorno, buongiorno di gioia a tutti voi. Allora è venerdì 9 di settembre 2022. Eccoci allora con il programma che parla al cuore anche questa mattina insieme a me, Antonella Viscardi. Buongiorno, buongiorno di gioia a tutti. E allora eccoci, miei cari. Dunque, ci mettiamo in preghiera intanto, prima di ascoltare la parola del Signore, e apriamo il nostro cuore, magari anche se magari state guidando, qualcuno sta guidando, non so, è in macchina oppure comunque a casa, ci si può mettere comunque in sintonia con il cuore, no? E quindi si ascolta e ci si mette in sintonia. Questo per lasciare spazio al Signore che ci parla, ci dona la sua parola e noi volgiamo la nostra attenzione, insomma, rivolgiamo la nostra attenzione alla presenza di Dio proprio per affidare a Lui questo nuovo giorno. E allora con le lodi mattutine, con l'inno: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera. Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta. Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata. A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Dunque siamo in questo mondo non tanto per giudicarci l'un l'altro, ma per aiutarci. Quando notiamo una imperfezione nel fratello, un limite, un difetto, non siamo chiamati noi a giudicare sei questo, sei quello, sei brutto, sei cattivo, eccetera. Ci succede purtroppo di giudicare perché veniamo toccati, veniamo offesi, veniamo feriti e quindi di conseguenza reagiamo. Questo lo capisco benissimo, ma cara Antonella, noi siamo chiamati piuttosto ad aiutarci, come un genitore farebbe con i figli, come un fratello farebbe con la sorella e quindi e viceversa, e come il marito farebbe con la moglie o la moglie con il marito. Insomma, mentre l'altro sta sbagliando, sta prendendo una brutta piega, non so, ecco, intanto correggerlo, aiutarlo, e non facendosi maestro, ma intanto con il buon esempio già il buon esempio è già un insegnamento, e quindi già questo è importante. Insomma, non giudicare, ecco, questo non è proprio semplice, perché quando veniamo feriti, ci fanno del male, facilmente giudichiamo, condanniamo, e nella nostra umanità è normale. Ma noi siamo chiamati prima di tutto a ricordarci che anche noi in qualche modo abbiamo dei difetti. Sì, infatti, veramente, se ce lo ricordassimo prima di giudicare l'altro, veramente forse lo faremo almeno il 50% il meno, Don Antonio, delle volte che lo facciamo, anche perché non sappiamo poi, diciamo, dietro a quel comportamento cosa c'è, quindi perché quella persona è arrivata
a comportarsi in quel determinato modo, che magari è oggettivamente sbagliato, certo, però insomma il vissuto non lo conosciamo. Il mondo nascosto di ognuno, no? Insomma, cosa c'è dietro o nel mondo interiore di anche di purtroppo di un tossicodipendente che comunque è diventato anche delinquente per comprarsi la droga, e di una persona che ha delle patologie che poi diventano anche insomma un pericolo per gli altri, no? Ecco, quindi certamente il male va fermato, ma va anche un poco aiutato a guarire chi ha sbagliato, insomma, e nessuno di noi poi si deve sentire o farsi maestro su niente, perché come dire, le cose brutte le possiamo fare chiunque, tutti, e speriamo che stiamo sempre tutti bene, che non ci manchi nulla per vivere dignitosamente, e quindi insomma sicuramente, ecco, magari si sbaglia di meno. Non facciamo del male proprio perché stiamo bene, perché di solito chi fa del male perché, come dire, gli manca qualcosa, insomma, ha bisogno di qualcosa, è arrabbiato per qualcosa, ci sono delle cause. Ha un disagio, insomma. Esatto. E quindi per questo poi ha una mancanza, un disagio, e quindi ricerca altro, giustamente, per colmare quel vuoto. Doniamoci, dire, no? Amore, doniamoci aiuto, e sicuramente il disagio sarà minore. Lo ringraziamo Dio e gli chiediamo perdono se spesso ci giudichiamo. Con il Salmo 50, pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te e contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Oggi, miei cari, ricordiamo comunque i santi, perciò ricordiamo San Pietro Claver, sacerdote, e poi San Gorgonio di Roma, e San Melchiorre e San Valentiniano, vescovo. Auguri allora per l'onomastico, gli auguri vanno a chi di voi oggi festeggiasse il compleanno, e un po' di musica bella per noi. Dunque, eccoci ancora con voi e per voi, quindi il nostro programma, e quindi con Don Antonio che conduce in compagnia in questi giorni di Antonella Viscardi. Il messaggio di buongiorno di gioia per noi oggi: non puoi cambiare niente di ciò che ti è capitato. Ci sono nuovi giorni per te, amici conquistare e nuovi posti da vedere, per tenerti lontano da quei tuoi pensieri ossessivi e non rimanere ancora lì a mangiarti la coda da solo. Eh sì, cara Antonella, carissimi amici radioascoltatori,
A volte ci succede di rimanere ancorati, schiavi del passato, per esempio, no? O di esperienze belle che ti sono capitate o brutte e tu sei ancora lì. Sì, perché magari se sono brutte esperienze, magari si ha paura poi di farne delle altre e quindi, insomma, si preferisce stare fermi lì ad aspettare, boh, chissà cosa poi alla fine. E di certo il mondo intorno a te non cambia se tu sei fermo ad aspettare. Certo, o al contrario possiamo dire cambia comunque anche se tu stai fermo, no? Ah, certo, sì, poi, sì, certo, in base a quello che... sì. Se al contrario invece, a proposito di quello che dicevi, se uno è rimasto lì all'esperienza brutta perché ha paura che succeda di nuovo, allora rimane fermo. O anche pure se è rimasto lì a quell'esperienza bella che ha fatto... E quindi vivere di nostalgia nemmeno va bene. Sì, vabbè, beh, sì, perché poi in questo caso non ci si rende conto che il mondo evolve, continua a cambiare, nei suoi, insomma, ci sono continui cambiamenti anche senza di te. E intanto, ma possono esserci ancora altre volte esperienze belle che già ti sono capitate. Certo. Oppure che magari ti sei perso perché hai deciso di non andare, per di dire, non no? Osare. Di stare fermo. Sì, esatto, certo. Un bel canto per noi. Antonella, carissima Antonella, allora 9 di settembre nella storia, che cosa è accaduto oggi che ci vuoi ricordare? Allora, Don Antonio, nel 1501 Michelangelo inizia a lavorare al David. Mamma mia, quanti anni fa? 1501. Sì, Michelangelo ha iniziato a lavorare. Più di 500 anni fa. Che spettacolo, incredibile. Sì, l'hai visto, no? Immagino. Sì, sì, certo, che certo. Sta a Firenze all'Accademia. Sì, sì, veramente, se pensi poi a tutta questa storia che c'è dietro, no? Di quest'uomo che ha iniziato... da questo blocco di marmo a scalpellare, no? Uno spettacolo bellissimo, sì, e ha la lasciato... bellezza è nascosta, va tirata fuori, e ci ha lasciato poi dopo così tanti anni. Ne parliamo ancora di lui, chissà se quando ha iniziato con questo blocco di marmo lui poteva mai immaginare che nel 2000, avanti al 2000, insomma, si parlava ancora di lui. Ma e che, come dire, è così famoso anche il Davide in tutto il mondo. Bello, bellissimo. E poi, Don Antonio, in questa giornata sono nati Hugh Grant, che è un attore, insomma, londinese, certo, inglese. Notting Hill, sì, insomma, sì, e sì, tanti sì. altri. E poi Oscar Luigi Scalfaro,
Bene. E anche Michael Bublé, che insomma che è tornato, conosciamo, mi sembra, un po' dopo una sì, pausa. Lui ha avuto un po' qualche problema familiare, sì, però sì, insomma tutto adesso sembra tornando, rientrato tutto quindi alla normalità ed è tutto bene. È bravissimo. Sì, sì, e la sua voce veramente è bellissima. E in questa giornata però ci lasciò nel 1998 Lucio Battisti. Un grande bacio a lui, voce che è anche già in cielo. Lui. Sì. Un bacio a lui che è già in cielo, il grande Lucio Battisti. Eh sì, anche lui per esempio, no? Magari possiamo anche dire, no? Beh, lui forse più si era reso conto, no? Di che cosa lasciava, che eredità avrebbe lasciato sulla terra. E quindi, insomma, oggi si parla ancora di lui e penso che si parlerà. Le sue canzoni sono sempre belle, non passano mai di moda. Sì, si continuerà a parlare di lui ancora per tanti tanti anni. Come Michelangelo Buonarroti. Sì, arti diverse, forme di arti diverse. Va bene, allora Don Antonio ci salutiamo e ci sentiamo domani su Radio Base e su Novea Radio. Buona giornata a tutti e a domani, dunque, come giustamente ci ricordavi, cara Antonella, alle 7.30 su Radio Base, alle 8 su Novea Radio e nella sezione podcast di radiobase.it, digitando il sito della radio, ci potete riascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata. Miei cari, Dio ci benedica. Señor.